Eccoci qua, buonasera Roberta, buonasera al pubblico. L'Italia che produce, Storie di artigiani ritorna, mentre a Roma è la solita storia. I partiti prendono tempo, gli italiani perdono tempo, abbiamo titolato. Ormai è chiaro, non c'è fretta di formare un governo, la maggioranza che verrà non potrà mantenere nessuna delle promesse fatte alla vigilia delle elezioni. Intanto l'ultima è la tensione tra Berlusconi e Salvini, il Cavaliere dice 5 Stelle, gli farei pulire i cessi. Vedi? Abbiamo abbandonato anche il linguaggio della politica, quello istituzionale. Il leghista, cioè Salvini, dice a Berlusconi, guarda a sinistra e fuori, un bel pasticcio, insomma, ne parliamo questa sera, che è? Un foulard di seta che ti porto da Como. Bellissimo, guarda, commentavo prima con gli ospiti, un'opera meravigliosa. Sapevo che era il tuo genere, quindi te l'ho portato, perché è una fiera dove presentano il disegno tessile stampato oppure realizzato a mano. Poi te lo raccontiamo. Racconto. Allora, presentiamo i nostri, no, così faccio vedere perché gioco con qualcosa, no? I nostri ospiti, Andrea Monti della Lega, buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. Buonasera Monica Forte del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Le posso chiedere subito una reazione su quel che ha detto Berlusconi? Perché talmente vi odia, perché ha paura che gli possiate mettere i bastoni tra le ruote, che dice ai 5 Stelle di fare pulire i cessi. Cioè, questo me lo aspetto non da un uomo delle istituzioni, da un uomo di Stato, ma me lo aspetto da uno del bar. Sì, in effetti deve essere stata una reazione più simile, dico io, una sorta di conato di vomito, nel senso che obiettivamente aver dimenticato anche il buon gusto dell'esprimersi, francamente, è il sentore comunque del malessere finale di Silvio Berlusconi, che si rende conto di essere ormai fuori dai giochi. E poi sulla frase in sé cosa dobbiamo dire? Io francamente avessi un'impresa, e ce l'ho, familiare, non lo metterei neanche... Che fa ristorazione. Sì, esatto, ricorda bene. E sappia una cosa, che io in questa trasmissione parlo di artigiani, di ristorazione, di cose, sono un po' corto, quindi una volta chiamerò lei, perché non mi portano più niente da mangiare, da bere. Va bene, ci penso io, le porterò qualcosa di buono per consolarla. Che impresa ha? Che fa? Che fa? È un'impresa di piccola, gestione familiare, con quindi un'artigiana come noi, benvenuta. Esattamente, esattamente sì, e facciamo ristorazione, un pochino di attività extra alberghiera, quindi affittacamere, e quindi viviamo sulla nostra pelle, vivo sulla mia pelle, insomma, tutte le problematiche tipiche degli artigiani, delle piccole e medie imprese. Lei sta in regione, vero? Come pure Monti, che abbiamo visto prima. Ebbene sì. Aggiungiamo, Roberta, che chi pulisce i cessi, oltre che fare un lavoro artigiano, fa un lavoro molto dignitoso, a volte molto più dignitoso di chi ne fa altri in giacca e cravatta. Questo credo rappresenti un po' il pensiero di tutti. Saluto l'ospite del PD, Daniel Prudvinsky, buonasera, ben arrivato. Grazie all'invito. Che idea si è fatto? Perché insomma la palla forse passa... La prima cosa che ci ricordiamo è che domenica votano in Molise, quindi queste dichiarazioni sono anche finalizzate a raccattare qualche votino alle regionali. Ho capito, però c'è un limite. Assolutamente sì, il Mattarella si è preso 48 ore, quindi andremo dopo le regionali, e penso anche che sotto centrodestra, parte del centrodestra e 5 Stelle, un accordo di massima già ce l'hanno, lo si è visto a Montecitorio, lo si è visto in Senato, l'elezione dei presidenti è andata facile e stanno già facendo degli accordi per quanto riguarda tutto quello che viene dopo. Quindi bene, dobbiamo aspettare queste regionali. Poi ne parlerete anche tra voi, perché io non sempre capisco quello che dite. Saluto dallo studiolo Claudio Venghi, Confartigianato Lombardia, avvocato, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. È pronto e sveglio come sempre per rispondere ai vostri quesiti attraverso la mail. Abbiamo una mail, quale, Roberta? legale@italiacheproduce.eu, potete parlare direttamente con l'avvocato e chiedergli, nell'ambito, certo, nell'ambito dell'artigianato, porre i vostri quesiti, li raccogliamo e l'avvocato vi risponderà poi dalla trasmissione. Gli altri tuoi ospiti, Roberta? A proposito di italiani che non perdono tempo, abbiamo qui Pasquale De Pasquale, architetto, che espone in questi giorni al Fuorisalone. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. E, stando all'attualità, racconteremo anche stasera un po' di Formula E,
Ci sono pareri contrastanti. Spiega cos'è la Formula E a casa, perché non tutti lo sanno. Vero, demanderei a Monti, ma la Formula dei bolidi elettrici, quindi le prime competizioni che si sono tenute a Roma nella scorsa settimana con queste auto verdi, non dico green, verdi, che hanno appunto più a cura dell'ambiente. E quindi abbiamo qui a raccontarne e a parlarne Marco Cortesi, giornalista sportivo, firma di Autosprint. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Allora Roberta, prima di andare col dibattito, mi mostri qualche servizio? Sì, partirei dalla Formula E. Perché quel cappellino c'entra qualcosa? Sì, questo cappellino c'entra qualcosa perché abbiamo uno dei piloti, questa è una sorpresa che ti voglio fare, quindi sì, non te la svelo. Uno dei piloti della Formula E che è stato premiato durante un evento di confartigianato. Spiega meglio ancora cos'è la Formula E. Luca Filippi, guardati qua. Spiega meglio cos'è la Formula E. Abbiamo questo dibattito. Tieni. Me lo tengo. Faccio vedere anche l'autografo di Filippi. Si vede da benissimo. Questo lato. Questo dibattito aperto su quanto inquinano i motori e come la velocità possa non essere... È bellissimo. Dai, non ci vedo nemmeno. Ma non ti preoccupare. Ma tienitelo. Ma no, non ti preoccupare. E come questa... la velocità possa essere o non essere compatibile con l'ambiente e quindi... Io gioco perché lei ci tiene molto ai suoi capelli vaporosi. Esatto, che ricci. Mi piacciono tanto e ecco, niente. Però valorizzano il cappello. Dicevi? Certo. E quindi a Roma si è fatto questo tentativo appunto di correre con bolidi, certo, vado in giro con questo, di correre con questi bolidi elettrici. Quindi c'è vediamo... anche l'anno di nascita qui, 68 ragazzi. Non il mio, quindi vediamo il servizio realizzato a Roma. Confartigianato Motori guarda all'elettrico e declina la tradizionale manifestazione dalle corse alla strada in ottica green. Il 2018 segna così la prima edizione di un evento che ha rappresentato un'eccellente occasione di incontro con piloti e team della Formula E, oltre all'opportunità di approfondire e conoscere un settore in fortissima espansione. La kermesse targata Confartigianato del 12 aprile ha previsto il convegno Nuove tecnologie dalla Formula E alla strada, l'autoriparazione verso l'elettrico e la prima edizione del premio Confartigianato Motori Formula E. Protagonisti, piloti, team e manager del mondo della velocità green accanto agli artigiani di Confartigianato che portano su strada e sulle auto da tutti i giorni la tecnologia elettrica. Il premio Confartigianato Motori è un riconoscimento riservato a chi nel corso della stagione si distingue per la passione e la dedizione con cui ha contribuito a realizzare i massimi traguardi tecnologici e di performance in campo motoristico. Protagonisti del prestigioso trofeo, le eccellenze della sostenibilità ambientale in grado di produrre, gestire e condurre i bolidi della Formula E nell'ambito di uno spettacolo senza precedenti nelle competizioni automobilistiche mondiali. Il riconoscimento Confartigianato Motori E è stato assegnato a Luca Filippi, pilota della scuderia NIO, e Jerry Hughes, team principal della scuderia, Renato Bisignani per Formula E Holding, Joao Duarte per Enel Foundation, Gianmarco Beltrami per Dallara, Mirko Pirracchio per Michelin e Riccardo De Filippi per Magneti Marelli Motorsport. Ringrazio tantissimo Confartigianato Motori perché hanno voluto comunque questo evento fortemente e questo comunque è sintomo di voglia di andare avanti e di continuare comunque a credere anche nel futuro, nella tecnologia. La Formula E credo che oggi sia comunque davvero interessante e non per forza l'unico futuro, ma sicuro un futuro molto concreto e credo che lo stia dimostrando la grande. Oggi abbiamo celebrato questo primo premio Confartigianato Motori Formula E. Qual è il significato di questa prima edizione? Beh, intanto di questo rapporto fra il mondo dell'autoriparazione, le novità dell'elettrico che ha tante versioni, quella sicuramente più spettacolare è quella di questo circuito nuovo, la Formula 1 dell'elettrico, la Formula E. Abbiamo voluto essere come Confartigianato presenti, così come lo siamo da 35 anni nel circo della Formula 1, la tappa italiana del Gran Premio d'Italia a Monza, ha sempre visto la presenza di Confartigianato in questi 35 anni, non volevamo far partire la prima edizione a Roma in una location spettacolare di questa nuova Formula E senza essere presenti. Ci
ci piace anche sottolineare questa continuità dal mondo dei motori tradizionali a questa nuova forma che è di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente, di tanto del nuovo e delle nuove tecnologie che si concentrano in questi mezzi, con la presenza che sarà a fianco di questa diffusione dell'elettrico nella normalità sulla strada. Oggi abbiamo realizzato questa iniziativa anche convegnistica dalla pista alla strada sul tema dell'elettrico, e questa presenza che per noi apre una serie che ci auguriamo lunga di future presenze di Confartigianato Motori sull'elettrico. No, chiedo il conforto dell'avvocato, no? Perché avvocato Venghi, sta roba qui sì. crea lavoro e muove occupazione, muove idee. Assolutamente, sì. Cioè, è un comparto, sì, sì, è un comparto molto importante, il comparto motori. Pensiamo solo a quello che succede a Monza con il Gran Premio di Formula 1. Pensiamo a tutte le attività collaterali, alla robotica connessa alle auto, alle moto. È un comparto in continua espansione e che sostiene con l'indotto una serie di attività, una serie di famiglie collegate, proprio legate all'artigianato. Cioè, molto la importante. Gente mangia con queste robe qua, assolutamente, non sono cose sì. da poco. Roberta. Infatti abbiamo realizzato un secondo servizio dedicato al convegno che Confartigianato ha... Poi arrivo ai politici, visto che i partiti prendono tempo, aspettate un po' anche voi. Mentre Confartigianato ha promosso questo seminario dedicato proprio agli autoriparatori che imparano e che addirittura alle volte arrivano prima della tecnologia, imparano... Gli autoriparatori, altri posti di lavoro, altro giro... di denaro, altre tasse da pagare, altre imprese che hanno bisogno di lavorare più snelle e senza tutti quegli orpelli lì, vedete che tutto è collegato. Addirittura nuove figure professionali come quella dei meccatronici, che sono appunto i meccanici che imparano a riparare le macchine che sono sempre più impregnate di tecnologia. Ma sai che ieri stavo andando verso Isernia per lavoro? Ho visto meccatronica, ho detto ma questo è pazzo, invece è una nuova categoria professionale, sono appunto i meccanici che si adattano ai tempi e alle volte li precorrono. Quindi a Isernia sono già meccatronici? Sì, ci sarà Confartigianato. Perfetto, vediamo. Il Gran Premio di Formula E, disputato a Roma il 14 aprile, ha fatto da cornice alla prima edizione di un altro premio, quello di Confartigianato Motori, che quest'anno per la prima volta è stato dedicato proprio ai bolidi elettrici. Il 12 aprile, piloti e manager della Formula E hanno ricevuto il riconoscimento della Confederazione nel corso di un evento che ha fatto il punto sul futuro dei motori alternativi e della mobilità sostenibile. Lo scorso anno è stato record per le vetture elettriche in Italia, il 38% in più rispetto al 2016, e per le vetture ibride, benzina, elettrico, la crescita ha toccato addirittura il 62,6%. A certificare l'exploit dei motori alternativi e l'interesse degli italiani per la mobilità sostenibile è un rapporto di Confartigianato. I motori elettrici sono la nuova frontiera sulla quale si misura l'innovazione tecnologica delle officine 4.0. Secondo la rilevazione dell'associazione, infatti, sulle strade italiane circolano circa 185.000 vetture ibride ed elettriche, di cui 7.560 sono elettriche. In testa alla classifica regionale per la maggior diffusione di questi veicoli è la Lombardia. La recente crescita delle immatricolazioni delle auto elettriche si inserisce però in un contesto che vede comunque l'Italia in netto ritardo nell'UE. Qui Presidente Angelone, oggi abbiamo dato questi premi alla Formula E, al futuro della mobilità. Gli autoriparatori ci sono anche su questo fronte, sono pronti ad affrontare il futuro? Assolutamente sì, gli autoriparatori di Confartigianato ci sono chiaramente, il percorso non è in discesa, questo è per onestà va detto, però noi ci siamo come ci siamo stati per altre innovazioni tecnologiche che hanno interessato le auto negli ultimi 30 anni, e quindi ci saremo anche su queste. Molti di noi sono già abilitati al PESPAV, che è la qualifica per poter toccare con mano i veicoli ibridi che hanno una tensione spesso intorno ai 400 volts, quindi rischio di folgorazioni a tutto campo, e quindi ci siamo. Certo, il percorso è formativo, attrezzature, dotazione di dispositivi di protezione individuale isolati da terra, ci sono dei locali che vanno a essere attrezzati, comunque si può fare tutto.
E allora andiamo ai politici. Monti, che sta succedendo? Perché al di là delle tensioni tra Berlusconi e Salvini, dei linguaggi che abbiamo visto, il momento è delicato. Che idea si è fatto? L'idea è che la situazione è molto complicata, oltre che complessa. In parte lo sapevamo, perché in una situazione politica che vede tre blocchi contrapposti che più o meno rappresentano ognuno dal 27 al 33%, questo lo sapevamo già prima delle elezioni, è difficile ricomporre una situazione politica con questi numeri e queste divisioni. In più ci si mette la logica dei vetri, dei controvetri, delle ripicche, delle dichiarazioni. Ora fare un governo è molto difficile, anche perché, a mio giudizio, è già scartata la famosa ipotesi del governo del Presidente, che vedo che tanti evocano, quasi come se fosse una previsione costituzionale. Ricordiamo che non esiste un governo del Presidente che si vota al Presidente. Cioè, ogni governo, anche il pseudo governo del Presidente, deve trovare una maggioranza in Parlamento. Siccome veniamo da una stagione di tanti governi e presidenti, e direi stagioni anche sciagurate, da Monti, quello che portava il mio cognome, in avanti, sono governi che hanno lasciato un brutto ricordo agli italiani. Trovo davvero difficile che ci siano dei parlamentari a Roma disposti ad accettare l'opzione del governo del Presidente, perché elettoralmente sarebbero morti. Quindi bisognerà trovare un accordo tra le forze politiche che hanno vinto o parzialmente vinto. Cioè è un po' l'acqua calda, nel senso che si debba, in questo mondo proporzionale con Camera e Senato, trovare degli accordi post-elettorali. Lo si diceva un anno e mezzo fa e lo si ribadisce adesso, niente di nuovo. Tornare alle urne è un'opzione, nessuno ha paura di tornare alle urne. La questione è a cosa serve tornare alle urne se il risultato poi può essere di nuovo similare a questo qua. Il fatto che il centrodestra abbia dei problemi non è dovuto a questioni prettamente politiche, ma è dovuto al fatto che governano insieme in tante regioni, tra cui Regione Lombardia, e andare ad aprirsi un fronte tra Lega e Forza Italia è un problema interno loro. Però il problema serio è che questo problema si ripercuote sugli italiani. Come Partito Democratico noi abbiamo perso le elezioni, cioè è chiaro, i cittadini hanno detto non ci è piaciuto quello che ci avete proposto. Pertanto noi sui singoli provvedimenti, se ci sarà un governo, ne parliamo. Andare al governo come Partito Democratico non ha senso. Pertanto è giusto che le due coalizioni che hanno preso quasi il 70% del voto degli italiani trovino un accordo politico tra di loro. Un accordo che, vedendo come sta andando, sarà rinviato di qualche giorno in funzione delle elezioni regionali. Però io penso che lo troveranno un accordo, perché non hanno interesse a non trovarlo. Monica Forte. Francamente tutta questa difficoltà, almeno da parte nostra, non c'è mai stata. Cioè, noi ci siamo sempre resi disponibili, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, quando abbiamo chiesto un'intesa sulle due figure di responsabilità per la Camera e per il Senato. Lo chiediamo adesso. Qua la decisione, secondo me, sta tutta nelle mani di Salvini. Cioè, o decide che sia arrivato il momento di uscire, diciamo, di casa e intraprendere una vita indipendente, un po' come un ragazzotto di 30 anni, no? Che ancora è indeciso se lasciare i genitori e muovere il primo passo verso una vita autonoma oppure no. Perché se si pensa che in realtà il Movimento 5 Stelle sia disposto a legittimare ancora una volta politicamente Berlusconi, su questo noi siamo stati chiari fin dall'inizio. Non esiste una cosa simile, guarda. Il consiglio dei 5 Stelle è di adottare il sistema Alfano, perché questo si sta consigliando la Lega. Cioè, ricordo, Alfano che prese i voti del centrodestra, Alfano eletto col centrodestra, abbandonò e tradì gli elettori del centrodestra per andare a formare un governo con una forza politica che si è rappresentata contro in campagna elettorale. Questo lo fece in un governo organico e politico, lo fece Alfano. Perché nel governo Letta Partito Democratico, Forza Italia. Ricordo l'esponente del Partito PDL. Democratico, ricordo che Letta fu un governo, tra virgolette, nuovamente di salvezza nazionale, perché il PD non era riuscito a fare un governo, la Lega non c'entrò. Ci entrò Forza Italia, ma perché era un governo di salvezza nazionale. Monti, scusa, in quello politico, scusa, ti correggo. Al Senato non c'era una maggioranza e
il governo che si costituì trovò una maggioranza parlamentare. E quello che succede normalmente, succede in Germania, succede in Spagna, succede in... non sono... ti ricordo che il governo politico che c'era Renzi, Presidente del Consiglio, Forza Italia non entrò. Arrivò Alfano, quindi torniamo al ragionamento che ti chiedo di concludere. Arrivò Renzi. Non è che, Alfano non è che arrivò e scese dal pero. Era nelle liste di Forza Italia. Continuiamo a parlare del passato, però. Alfano abbandonò Forza Italia, costituì il nuovo centrodestra, tradì gli elettori per appoggiare un governo in controtendenza rispetto al mandato avuto. Quello che ci consigliano L'idea di politica è prendere almeno il 50% dei voti. È impossibile. Mi fai finire, per favore. È impossibile, okay. Monti. Magari finisco e arrivo e ti spiego dove finisce il mio ragionamento. Il consiglio oggi ai 5 Stelle è tradire gli elettori che ci hanno votato come centrodestra il 4 marzo, cioè 40 giorni fa, che hanno eletto un terzo dei parlamentari con l'uninominale, quindi votando una coalizione, questo hanno votato. I 5 Stelle dicono spaccate la coalizione, tradite quegli elettori e fate un governo con noi. Poi non si capisce bene chi deve essere Presidente del Consiglio, perché Di Maio dice o io o nessuno, anche perché è l'ultima volta che può farlo con le loro regole interne, okay. O lo fa adesso o non lo farà mai più. Quindi gli unici che non si sono mai mossi dalla loro posizione, non hanno fatto un minimo sforzo, sono proprio i 5 Stelle. Chiudo, no, che c'è un elemento che non si capisce, si parla sempre dello spauracchio Berlusconi, che tra l'altro Berlusconi come Grillo, due figure simili in un certo modo, sono fuori ambedue dal Parlamento, sono ambedue condannati e sono fuori dal Parlamento. Ma per carità, quindi, ma vuoi mettere sullo stesso piano le l'evasione fiscale e l'omicidio? Ma no, per favore, sinceramente dai, no, l'omicidio, certo, adesso abbiamo a che fare con un serial killer. Quindi, non si capisce perché, però, anche la Meloni ha la rogna. Vabbè, meno abbiamo scoperto che la Meloni ha la rogna anche lei. Meno male che gli italiani hanno un filtro critico per come dire, riuscire a capire quando si dicono delle falsità e quando si dicono delle verità. Cos'è la falsità, scusami, che non sono condannati tutti e due? No, che hai messo sullo stesso piano, voglio dire. L'omicidio colposo e l'evasione fiscale. Ma ho capito, no, ma le condanne come fate voi. A parte il fatto che c'è una distinzione sostanziale, a parte il fatto che mi sembra abbastanza paradossale che la discussione stia avvenendo tra me e te in questa sede piuttosto che... Vabbè. Ma a parte questo lo devi chiedere a lui che ci ha invitato a me. No, però no, io vabbè. Non gli ho detto cosa dire. No, no, giusto, esatto. No, però volevo concludere un po' il discorso. Dopo questa bella lezione di storia della politica degli ultimi vent'anni. Guardiamo al futuro, come diceva lei prima. Cioè, dobbiamo tradire, magari dobbiamo fare gli Alfano. Facciamo un passo in avanti e rendiamoci conto che oggi ci troviamo in una situazione molto particolare, ok? In cui ci sono delle esigenze che il paese reclama a gran voce. Insisto col dire, non è la prima trasmissione in cui lo dico, che francamente credo che se si fa un giro per le strade agli italiani di tutte queste beghe politiche frega ben poco. Il Movimento 5 Stelle, in una situazione del tutto eccezionale, cosa vuoi che ti dica che non avremmo preferito... Ma perché la Meloni non scusami, va bene? Scusami, cosa vuoi che ti dica che non avremmo preferito vincere con la stragrande maggioranza? Ma dimmi perché la Meloni non va bene, è incensurata. Ma tu pretendi di fare le domande a cui vuoi che io ti risponda. Se mi fai concludere il mio ragionamento, poi magari decido anche di rispondere alla domanda che mi fai. Ti sto dicendo che il Movimento 5 Stelle, di fronte a questa situazione politica di emergenza, fin dall'inizio si è posta in una posizione di apertura e ha detto vogliamo trovare un'intesa su quelle che sono le esigenze del paese, firmiamo un contratto sui punti, abbiamo posto un unico vincolo, Berlusconi no. Già francamente capisco poco come la Lega... Come non c'è Berlusconi? Non c'è, non è in Parlamento, non può entrare in governo, non può andare... E allora è per quello che va a parlare con le massime istituzioni del nostro paese. Ma l'ultima consultazione è andata su anche Grillo con la Chia, voglio ma dire. Ma per carità, ascoltami, la domanda è molto semplice. Perché ce la l'avete no? Il coraggio di liberarvi? No, ma anche la Meloni, ieri giavorra. Avete aggiunto anche la Meloni per far capire quanto è pretestuosa quella... Ma la quella, Meloni, scusami, quel abbi dicta. Pazienza perché però. La Meloni noi no? Abbiamo sempre detto, vogliamo trovare un accordo tra le due forze che sono state scelte da questo paese per fare un governo dell'innovazione? E tu mi stai venendo il a dire che la Meloni conta qualcosa? Non conta assolutamente niente da un punto di vista politico, se non in rappresentanza del suo elettorato. Ma la proposta che è stata fatta fin dall'inizio è: possiamo mettere insieme le due forze politiche che sono state scelte a gran voce
dall'Italia per portare avanti... Il centrodestra e 5 Stelle. Ma quale centrodestra? La legge è uninominale, forse non ve lo ricordate. L'elettorato ha scelto... La legge è uninominale, ci si presenta... Noi con Berlusconi non ci siamo, ma neanche con la Meloni. Però vedo che non riesce a spiegare perché la Meloni no. Lasciamo stare Berlusconi lo spauracchio. Ma la Meloni perché no? A me la Meloni... Io personalmente con la Meloni non ho nessun problema, però il punto è un altro. Il punto è che la proposta... Ma la proposta d'intesa è stata fatta a voi. Ve la sentite di prendervi questa responsabilità, sì o no? È questo che dovete decidere. Di tradire gli elettori? È molto semplice. No. Ma quale tradimento? Tradire gli elettori, chiedete ai vostri alleati di fare un passo indietro per il bene del paese. Se questo credete che sia una possibilità concreta, bene. Hanno votato il centrodestra. Avvocato Venghi, lei che idea si è fatto? Spassionata è la sua... opinione, no, non entro nel dibattito politico, dico solo che entri. No, ma anche dalle mail il tema è c'è un'urgenza di decisione a livello governativo, cioè abbiamo bisogno di un governo stabile in carica che prenda alcune decisioni importanti anche rispetto ad alcune normative sugli artigiani, sulle attività produttive, sulle famiglie, sulle tasse. Quindi diciamo c'è un'urgenza vera. Quindi di un governo effettivo, scusi, per cui, avvocato, sì. Ci riporta un po' al senso della nostra trasmissione, c'è sì, assolutamente. Vada pure avanti. Assolutamente, diciamo, faccio l'esempio, prima abbiamo parlato dell'attività motoristica, in una delle mail che è arrivata si parla dei taxi e degli NCC e alcuni allora, operatori... la leggiamo che sì. Ce l'ha qui anche Roberta che controlla tutto, non le sfugge niente. Sì. Allora arrivo... Sì. Eccola qua. Quella del noleggio con conducente del taxista. Sì, ecco, esatto. Diciamo. Vediamola, okay. Arrivo, eccola. Eccola, sì. Roberta. Allora. Buonasera, sono un esercente attività di noleggio con conducente, sono ormai esasperato. Vedi l'artigiano, vediamola anche in grafica. Dall'attività abusiva che viene svolta presso le zone aeroportuali da e per le città, in particolare in occasione di eventi importanti come in questi giorni, Salone del Mobile, eccetera. Cioè questo signore dice, c'è il Salone del Mobile, c'è... Sì. Tutto quanto e ci sono dei taxisti o NCC abusivi. Cosa è possibile fare per tutelare noi corretti lavoratori in regola? Allora, ecco, da questo punto di vista... Far lavorare i vigili invece che mettere in multa i poveretti, i poveri artigiani che devono scaricare magari una cosa che gli hanno ordinato in 448, invece di fare le multe, vedi che rispondo al posto di... Invece di fare le multe ai poveri artigiani che vengono per esempio nella città a lavorare, fate le multe a quei farabutti che rubano il lavoro illegalmente a chi paga le tasse e non c'è bisogno dell'avvocato, però adesso l'avvocato ce lo dice con altre parole. No, è un problema di controllo sicuramente. Ho detto quindi. Male? No, è corretto, solo che è parziale, nel senso che la polizia locale ha una sua competenza. Dopodiché c'è il Ministero, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, le autorità centrali, diciamo, dello Stato, il prefetto, le procure, perché ci sono anche attività, diciamo, penali. Allora, da questo punto di vista c'è un proliferare di attività abusiva, soprattutto nelle zone aeroportuali, da e per questi eventi importanti. Certo. Dalla zona di Malpensa, Linate, Orio al Serio. E questa attività, diciamo, va a danno sicuramente della categoria, quindi degli artigiani, ma soprattutto degli utenti, dei clienti. Perché? Perché la legge sull'NCC, cioè noleggio con conducenti, e sui taxi, impone dei controlli serrati per esempio alle autovetture, impone delle polizze a tutela della clientela e dell'utenza molto importanti e molto onerose, impone dei controlli professionali anche sui requisiti professionali e morali in capo all'artigiano che utilizza questi mezzi, impone dei controlli periodici a tutta una serie di strumentazioni presenti nelle autovetture che ovviamente gli abusivi non fanno, per cui ci troviamo una serie di attività abusiva di persone che utilizzano l'auto per portare le persone da e per senza sottostare a tutti questi controlli e a tutte queste imposizioni normative. Quindi sono un danno enorme per la categoria, ma soprattutto un pericolo e un danno per l'utenza, per le persone che utilizzano queste persone spesso ignare, nel senso che non lo sanno che c'è proprio questa differenza, sia nell'attività di taxi, sia nell'attività di NCC. Allora la normativa è abbastanza chiara da questo punto di vista, però c'è un problema di effettività, un problema di controllo e effettività, in mancanza allora, di governo, cioè ha parlato 4 minuti per dirvi quello che dicevo io all'inizio, avvocato, questi comuni non alzano il culo. Un po' tutte le autorità, ma perché sono bloccate da una mancanza di coordinamento e di effettività su questi controlli, che invece sono necessari per far rispettare una normativa chiara, importante, che a questo punto viene a danno degli operatori artigiani corretti. Monti, è pazzesco, le leggi.
Le leggi ci sono, non vengono fatte rispettare perché non c'è coordinamento. In questo poi caso l'avvocato sì. È gentile, è bravo e non dice le parolacce, ma io sì, perché mi immedesimo in quegli artigiani che pagano le tasse, che si vedono rubare il lavoro in periodi come questo, in cui il lavoro c'è e ce ne sarebbe tantissimo, se lo vedono rubare da degli idioti che altri idioti consentono di lavorare. C'è poi l'aspetto... Vero, avvocato? Questa attività... Solo una parola, non stiamo parlando di Uber in questo caso, assolutamente. Quello è un altro capitolo. Di quelli non che c'entra. Fanno a nero. Quelli che fanno a nero. Sì, no, c'è poi un altro aspetto che è quello del... Di queste attività diciamo clandestine in nero che si stanno dividendo dal punto di vista etnico anche. Quindi abbiamo addirittura... Come la gira la leghista lei. No, non la leghista. Ma pigliatelo italiano, pigliatelo congolese, o pigliatelo cinese, ma pigliatelo l'abusivo. Però ci sono gli abusivi cinesi che aggrediscono il mercato cinese, ci sono gli... no, ma questa ma è ci la sono realtà. Pure gli abusivi italiani. Assolutamente. Però è un ci problema. Sono pure quelli di Seregno. È un problema ulteriore più complesso quello di andare a pigliare la realtà cinese degli abusivi. Perché oltre a essere abusivi, sono anche girano anche in un mondo che è già abbastanza esclusivo. Perché fanno i messaggi a pubblicità in lingua cinese, sono molto più nascosti. Forte, no? Sbaglio quando dico che. Ma no, vabbè, ma mi sembra che Monti oggi sia in piena campagna elettorale, non capisco sì, perché, vero, onestamente. Ma esatto. Sai che la Lega non lo smette mai la campagna elettorale? No, ma sì. Dopo di questo che presumo, sale di voti. Passo un numero di qualche tassista, presumo così glielo sia finalizzato esclusivamente alle elezioni di domenica, perché altrimenti non si spiega tutta questa foga da campagna elettorale. Ad ogni modo, sì, convengo assolutamente con lei. E allora, scusi, cambia i toni, ma dite la stessa roba. Va bene con la foga che si capisce meglio anche lei. Beh, forte. No, vabbè, ho capito, allora. Però voglio dire, lo dico anch'io con foga? No, lo dica come vuole, ma se dice la stessa roba non dica che è dicendo, d'accordo. Sto dicendo semplicemente che concordo con lei, Poletti, sul fatto che, non con lui, con lei, Poletti, esatto, forse mi ha fraintesa, che in realtà il problema non è delle etnie che gestiscono i trasporti, ma è di far rispettare delle leggi quando ci sono e di beccare quelli che vadano il fisco, oltretutto perché in chiave più ampia noi sappiamo che è proprio dall'evasione fiscale, no? Che nascono molti problemi poi per tutti gli artigiani e le piccole imprese oneste, che sono ovviamente la maggioranza, diciamolo e ricordiamolo anche questo, no? Quindi sicuramente con un impegno molto più incisivo sul rispetto delle regole, sulla lotta all'evasione fiscale, anche nel caso chiaramente di taxi e affini, credo che ne gioverebbero in prima battuta tutti gli artigiani e tutti i piccoli imprenditori Ludwinski. Onesti. Giustamente si è enfatizzato anche l'evasione fiscale e negli ultimi due anni c'è stato il maggior controllo. Ma il controllo sul territorio, il problema dagli aeroporti molto spesso è che sono zone al limite di controllo comunale. Notte, no, è quello che dicevamo prima, al limite del controllo comunale vi è poca coordinazione tra le forze dell'ordine, polizia locale, ad esempio di Segrate, polizia locale di Milano, e questo lo si vede con quello che veniva prima denunciato, il fatto che gli abusivi possano farlo. Quanto riguarda le etnie, il problema lì non sono le etnie, sono gli abusivi che fanno... No, sono un problema anche le etnie, perché non riusciamo a capire che fanno e lavorano in un comparto a parte. Ma non è che uno si accorge che uno è un autista abusivo perché è di origine cinese o perché è di origine italiana. Magari in italiano si capisce da dove vengono i capitali. Anzi, con cui ha comprato l'auto. Seguendo il ragionamento di Forti è anche più facile beccare il cinese. Però i cinesi li vedo, adesso non voglio tornare a dar ragione a Monti, ma i cinesi li vedo con delle auto sfavillanti che costano anche un patrimonio. E vorrei capire dove hanno preso quei soldi, se hanno pagato le tasse, in questo ragione Monti. Quello lavorano in serie, non lo fa nessuno. Quello vanno dall'artigiano, ha un cosetto fuori posto, zac, lo stangano. Ma non è che può scappare. Troppo facile. Beh, faccio l'esempio a Cremona, sappiamo bene che i centri massaggi e la giunta. Solo a Cremona ne ha chiusi 6. Ce n'erano 7 in tutto, 6. Li hanno chiusi contemporaneamente tutti e 7, utilizzando una nuova norma, che non è più quella dei problemi amministrativi, ma dei problemi sia igienici, e adesso li hanno chiusi tutti. Ma a Cremona, sa quanti ce ne sono? Ho capito, però... E solo dal quartiere in cui trasmettiamo mi dicono ci sono 8-10 centri massaggi. Perfetto. Che fanno una Cremona e mezzo. Perfetto, però è un esempio... Quindi non meniamo il torrone per stare a Cremona.
Va bene, adesso la Roberta, mi scusi, adesso la Roberta mi dice che c'è la pubblicità, io non posso sottrarmi a tra poco. Allora Roberta, facciamo parlare anche l'altra parte, è arrivato un altro ospite, sì, chi è? Marco Dazzo, imprenditore, buonasera, ben arrivato. Che fa Marco Dazzo? Marco Dazzo è uno dei soci di una società che si chiama Best Location, che è una società che opera sul mercato del marketing e della comunicazione, fondamentalmente. Nel 2009 noi abbiamo cominciato a fare trasformazione di container navali in temporary shop. Ah, bella. Quindi compriamo dei vecchi container dismessi, li trasformiamo in piccoli negozi e li noleggiamo alle aziende per fare attività di comunicazione piuttosto che per fare eventi di presentazione. Come le è venuta questa idea? È venuta a me perché nella realtà fino a quell'anno noi ci siamo occupati di sviluppo retail, quindi accompagnavamo le aziende a fare aperture di negozi nei centri storici. Poi è venuto il fenomeno dei temporary shop che sono molto radicati soprattutto su Milano e in zone molto specifiche, invece i nostri clienti volevano che noi li accompagnassimo in giro per l'Italia. Bella questa idea. E quindi abbiamo pensato... Quanti siete? Quanta gente da lavoro? Siamo 4 soci e diamo lavoro a 8-9 persone. 8-9 persone. Che dice lei dello stallo? Politico. Si trova il nostro paese. Allora, considerate che noi operiamo in tutta Italia e quindi ogni volta che c'è un problema, non un problema, quando ci sono elezioni amministrative tendenzialmente si blocca tutto, quando ci sono elezioni come queste, quindi nazionali, anche, direi abbastanza, nel senso che... Se si rivota chiudete baracca, no scherzo. No, è che ovviamente i nostri clienti vedono noi come un, di solito come un extra budget, cioè è difficile che affidino a un'azienda come la nostra tutto il budget di comunicazione e di marketing che hanno. E quindi quando ci sono dei momenti di crisi come questa, una crisi peraltro lunga, almeno così sembra, è chiaro che hanno paura che tornino a salire i tassi di interesse, che hanno paura che la crisi non venga superata tanto facilmente e quindi ovviamente rallentano sugli investimenti. Noi che siamo l'extra budget, allora a volte soffriamo. Per Roberta, parliamo anche con gli altri ospiti, perché dobbiamo lanciare un servizio dove credo si veda sì, anche... dove sono protagonisti due dei nostri ospiti, sia Marco Dazzo che l'architetto De Pasquale. È un servizio dedicato a Wood Street, una delle attività del fuorisalone. Allora, che spiega proprio... bene che c'è il fuorisalone, per chi non se n'è accorto, girando sì. per Milano. Milano, ma anche altre città con fuorisaloni satelliti, quindi un brulicare di eventi dedicati al design e anche a tutto ciò che fa cultura del legno arredo e del mobile. Viene da... Perché ti vedevo frizzante e allora ti ho portato questo antistress che però mi serve per lanciare una rubrica che faremo, che ti volevo proporre, sulle imprese che vanno all'estero e che si concentrano una solo palla. Sui mercati esteri. Sì, è una palla, ma è una palla gialla realizzata da una di queste imprese. Ah, quindi okay. È uno dei loro souvenir per te. Se di venire antistress era tornare a parlare anche del food, come lo chiami tu, che sarebbe il cibo, la roba da mangiare, e accompagnare con varie bottiglie. Sarà il fatto. Migliore antistress. Va bene. No, scherzo. Allora, vediamo il servizio sì. sul Wood Street. Street. Sì, che sarebbe Wood Street tradotto in italiano? Le strade del legno, quindi del legno arredo, è un'esposizione che in questi giorni è aperta a Monza. Anche quest'anno le imprese di APA Confartigianato si propongono al grande pubblico della Design Week con novità esclusive, nate dalla maestria artigiana che sposa il design e si fa cultura. Le aziende del comparto legno arredo e design animano il Salone del Mobile. Il Fuorisalone di Milano è approdato anche a Monza per offrire agli imprenditori artigiani del territorio l'occasione di divenire protagonisti della Design Week più famosa al mondo. Il Comune di Monza e Confartigianato sono protagonisti di Wood Street, duplice esposizione per mettere in mostra la capacità brianzola di inventare nuove tendenze e rivisitare in chiave contemporanea antiche tradizioni. Un settore importante, quello del legno arredo, che conta 14.000 imprese in Lombardia, con 8,7 miliardi di giro d'affari. Un comparto orientato all'estero, con 3 miliardi di scambi in un anno per la Lombardia, su un totale italiano di circa 12.
Fino al 22 aprile, nelle prestigiose cornici monzesi dell'Arengario e della Galleria Civica, si snoda un percorso di incontro con la qualità e la genialità del prodotto Made in Brianza. In esposizione i pezzi più significativi della produzione di 20 imprese di Confartigianato. ABBM, Arredi su Misura, Benedetti, Berto Salotti, Best Location, Caimi Brevetti, Didoni, Galletti Andreacci, Giordano Viganò, Impagliando Design, Megaron Production, Paolillo Materie Plastiche, Pasquale De Pasquale, Rastellino Crea Arredi, Res Artist di Marco Sangalli, Sempre Legno, Sigla Design, Studio FM e Villa Biliardi. L'inaugurazione di Wood Street ha fatto il pieno di turisti e visitatori e ha visto la presenza del sindaco di Monza, Dario Allevi, e dell'assessore Massimiliano Longo e, per Confartigianato, del presidente Giovanni Barzaghi, del segretario Paolo Ferrario e del responsabile per la città di Monza, Maurizio Benedetti. L'evento si è svolto all'interno dell'iniziativa Fuori Salone Monza Design, Arte, Musica, con l'esibizione dell'architetto De Ponti. Portare le nostre eccellenze e quindi la capacità artigiana di coinvolgere tutto il territorio, perché dagli esportatori si capisce che da tutte le città e i paesi della Brianza sono arrivati per far sì che la centralità di Monza come città diventi un luogo comune per tutti nel nostro discorso del fuorisalone. Quindi siamo veramente orgogliosi di aver portato queste eccellenze in questo stupendo luogo che è l'Arengario, uno dei più storici e più belli di Monza, per un mondo che è il più bello del mondo. C'è anche l'orgoglio di territorio, sto Barzaghi che vanta Monza come il luogo più bello del mondo. Infatti a Monza si sta benissimo, fatemelo dire. Allora, volevi sentire i nostri ospiti. Architetto De Pasquale espone a Wood Street con gli artigiani, come mai? Perché mi è stata data fortunatamente la possibilità da parte della Megaron Production, che è una falegnameria da anni nel settore dell'arredamento di interni a Seveso, di poter realizzare un prototipo di seduta. La chiamo seduta perché non è propriamente una sedia, ma è un ibrido a cavallo tra una poltrona ed una sedia, in quanto ha entrambe le peculiarità, ovvero quella di poterci sedere durante le ore dei pasti, ma continuarci a vivere su durante anche... Trovatemela nelle immagini che sono passate prima, perché sta parlando di questo suo prototipo. Sì, si chiama Ellie. Ellie, il suo nome appunto è generato dal fatto che, essendo un ibrido e avendo delle curve sinuose come quella di una poltrona, nella fattispecie Ellissi, il suo diminutivo è appunto Ellie, quindi la seduta per antonomasia è un oggetto femminile. E da sempre, essendo un architetto, mi sono sempre indagato su quelle che sono le esigenze del vivere quotidiano. Quindi di conseguenza la mia risposta è stata quella di voler dare un oggetto flessibile come il nostro vivere contemporaneo, che non è sempre dato da una, che so, mangiare, studiare, star con gli amici, ma il tutto è sempre commissionato. Infatti questo progetto è nato in esigenza anche domestica. Nel momento in cui eravamo tutti quanti a cena insieme, una sedia ci siamo inclinati un po' troppo e si è rotta. Invece questa seduta è che qui... avete mangiato troppo, e questa è sicura, ecco, sì, è lei. No, perché a me è capitato una volta, ma avevo mangiato, venivo dal periodo natalizio e ho sfondato una sedia. Quello senza dubbio è appunto un fattore importante, siccome ci piace molto mangiare, abbiamo realizzato questa seduta anche stabile, appunto fatta in legno di massello e tagliata a controllo numerico. Ecco, Ellie, fatemela rivedere, Ellie qui, dove viene prodotta? Viene prodotta attraverso la macchina di controllo numerico nelle falegnamerie di Megaron. La macchina di controllo numerico è un macchinario in cui noi progettisti inseriamo un file CAD, che è un file computerizzato, e la macchina taglia attraverso una fresa tutti quanti i piani. Scusi, ma che differenza c'è tra Staelli e le altre? Che a parte il fatto che questa è composta da semplici incastri, quindi non ci sono viti, non c'è nulla. In più è fatta per superfici planari e nonostante ciò, ciò che è il risultato finale è un oggetto comunque sinuoso, non piatto, ecco.
È bella da vedere. È bella da vedere, sì. Comoda, giusto? Come? Sì, molto comoda. Non sì, come sì, le, tutte le robe di design che poi... No. Ma infatti, per questo, era una delle risposte, quella di voler dare un oggetto di utilizzo quotidiano. Non che sia solamente bello da vedere, ma che sia anche comodo da fruire. Mi dica una roba, adesso facciamo... che le va bene, sì, le va strabene, e tutti vogliono questa eliqua. Sì. Lei a quante persone poi dà lavoro? Beh, senza dubbio... Partendo da una sedia, da un'idea, da un concetto, da un disagio in casa che sfondavano le sedie esattamente come me, ma loro sono intelligenti perché sono architetti e hanno trovato la soluzione. No? Esatto, sì. La banalizzo, eh? Sì, sì, sì. Certo. L'Elli piace a tutti, prima che i cinesi gliela copiano, c'è quel mesetto di, esatto, di Lasco per poterla... produrre tranquillamente, a quante persone dà lavoro? Beh, almeno una ventina di persone, se dovesse essere un lancio a livello anche nazionale. Quindi no, era per far capire, sì, no? Io scherzo, ma era per far capire che tutta questa roba che vedete in giro per Milano, Monza, per le città, chiamata fuori salone, che magari vi arrabbiate perché c'è traffico, c'è troppa gente, no? Lì è gente che mangia poi un domani, no Roberta? Vero. E a proposito di questo, Dazzo, anche lei espone al fuori salone. Mi stai togliendo la parola? Visto... Qualcosa che ho detto che non va bene su Elli? No, no, no. Vuoi dirmi che tu non hai mai sfondato una sedia durante... Non ancora, ma ci proverò. Sei sulla buona strada. Forse ho usato sempre le... Grazie. No, nel senso, sei sulla buona strada perché adesso c'è Elli, rivediamo Elli. Certo. C'è, no, magari arriva, portiamo fortuna, ecco. Roberta, ci dà una percentuale su quelle che vende. No, allora va bene, ne sfonderò di più. Perfetto. C'è Elli... e via. No, non potremmo... sto scherzando, ma sai quante robe sono nate così da un'idea e poi sono diventate di tendenza? La brugola, stando in Brianza. La brugola, è vero. È stata un'idea eccezionale. Che le potremmo usare per allestire uno dei container di Dazzo che sono, li abbiamo visti anche nel servizio. Tiratemi fuori anche il container ragazzi, era quello fuori, trasparente all'inizio. Fuori dall'arengario, esatto. Diceva? Sì, noi abbiamo lavorato e lavoriamo sempre ovviamente a Milano, soprattutto durante la Design Week e la moda, e spesso abbiamo ospitato anche aziende e artisti emergenti, perché parte anche dell'idea di essere in Confartigianato è quello di fare rete in qualche modo e quindi di coinvolgere anche altre aziende che hanno bisogno di visibilità. Noi stessi non siamo una grande azienda, eccolo, questo è uno dei nostri, esatto. E quindi come vedete è un oggetto che del container navale perde quasi tutta la struttura originaria, nella realtà mantiene la duttilità della struttura, quindi la solidità anche ci consente di trasportarli allestiti. E in questo momento a Milano ne abbiamo diversi, abbiamo questo di Monza che ci rende molto orgogliosi, la nostra collaborazione con Confartigianato è iniziata durante Expo. Ed è un percorso che prosegue e ovviamente quando c'è l'opportunità di metterci in mostra, ma mettere in mostra anche i nostri amici e associati, lo facciamo molto volentieri. Ecco, questo per dirvi a casa che quando vedete installazioni, robe strane, gente che fa la fila per andare a eventi, non dovete dire ma chi è quella gente con la puzza sotto il naso, perché tutto ricade poi sulle famiglie che hanno bisogno di andare avanti. Tutta questa roba mette in moto tutto un processo di ricchezza, di indotto, che è importantissimo e che è una caratteristica che ci copiano tutti, ma nessuno può davvero imitare, che è il Made in Italy. Vero. Che... A proposito di questo, no, e di posti no, di lavoro, un'altra non cosa. Lo vuoi sapere? No, non lo voglio sapere. Voglio mettere il foulard alla consigliera, perché ho visto che le si intona molto, alla okay. Posso consigliera prego, dei metterei... 5 Stelle, così non mi prende freddo. Okay, però così sembra una specie di accettino. Se lo sistemi da sola, perché io... Okay. No, se lo metta senza coprire il microfono in modo che... Magari, sì. Okay. Lo annodi, non lo so. Vada in consiglio regionale con questo. Va bene, lo metterò al prossimo consiglio. Guardi che dopo guardo l'immagine. No, lo faccio così. Giuro che me lo porto sicuramente in regione. Controllo io. Benissimo, controlla il Monti che oggi ha dimenticato il fazzoletto verde. Ecco, no, adesso che mi hanno anche dato un ufficio, no, perché a proposito posso aprire soltanto una piccola parentesi, visto che sono state dette un sacco di cose interessanti, poi invece finisce che chi fa politica si annoda sempre su discorsi molto meno interessanti di quelli che si sono sentiti adesso. A parte il fatto che convengo sul principio per cui queste eccellenze, non solo lombarde ma italiane, sono quelle su cui dal mio punto di vista la politica deve investire tanto e ci deve investire sotto diversi aspetti, ci deve investire per esempio nell'accompagnamento ad una crescita e magari ad un processo di internazionalizzazione,
ci deve investire in termini di riduzione della burocrazia. Se pensiamo che oggi è stato stimato che mediamente una piccola o microimpresa trascorre dai 2 ai 5 giorni al mese solo per occuparsi delle scadenze, e ne so qualcosa, quindi ne parlo con cognizione di causa, bisogna evitare di fare gettito fiscale con gli artigiani e le piccole imprese, andare a colpire quelli che sono i grandi evasori, perché lì, e insisto bene col dirlo, che Poletti, che la cosa importante che anche lei sì, io sto cercando di lanciare dei servizi, dei numeri, li trova bene. Però sull'esternalizzazione, bellissima sta cosa che il fuorisalone sia uscita anche da Milano, è andata a Monza, eh beh, certo, complimenti, ma ricordo anche per i telespettatori che le microimprese, quelle sotto i 500.000 euro di fatturato, che hanno difficoltà a esportare, possono richiedere i voucher per avere un temporary manager che li possa aiutare per l'esternalizzazione, che copre fino a 10.000 euro di spesa, quindi qualche piccola cosa è stata fatta e bisogna sfruttarla. Grazie per averlo detto, anche se io non l'ho capito. Le imprese che vogliono andare all'estero, capito, sì, possono chiedere un voucher e risparmiare 10.000 euro. Lo traduco in maniera molto più pane al pane, vino al vino. Allora Roberta, mi volevi dare qualche numero sul comparto, sul settore del legno arredo? Perché sia in legno la sua sedia, sì, non che faccio caso. Ridatemi la sedia che si chiamava? Ellie. Che sarebbe Ellie? Elisabetta per noi. Sì, non Elise. Datemi Ellie, per favore, perché poi da una sedia, da un'idea, da tante idee come queste di gente, di piccoli, grandi, medi, di geni, di gente che ci prova, di gente che ci prova e ci riesce, di gente che ha idee e creatività, nasce e si sviluppa un settore importantissimo. Adesso Roberta ci dà le dimensioni di questo settore. Sì, solo in Lombardia abbiamo 17.000 imprese del settore legno arredo, circa il 20% del totale italiano, che ne conta 88.000. Gli artigiani sono il 60% a livello lombardo, ci sono alcune città dove si tocca addirittura appunto il 78%. I posti di lavoro. In Lombardia sono occupati in questo settore 100.000 addetti e in Italia 405.000 persone. Quindi la Lombardia fa la parte del leone, neanche manco a dirlo, ragazzi. Cioè, esatto. Sono ragazzi, dati che volete dire dalle altre parti? Vai. Non sono dati elaborati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio tra le 20 province lombarde più importanti, la prima ovviamente... Perché abbiamo 20 province in Lombardia, 20 città. Scusami, allora, a livello italiano, guardando le province, le 20 province top... No, perché non contano, posso mai girarmi che fanno una provincia nuova. Vero, o le tolgo. Comunque contano 6 province che rientrano in queste 20 top. Oh, le 20 top sono lombarde. Sì, la prima è Milano, che ha 4.629 imprese, al settimo posto si colloca Monza, Como all'ottavo, Bergamo al dodicesimo, poi Brescia e Varese al sedicesimo posto. Vai avanti, continua a dare i numeri, Roberta, che sono numeri che ci piacciono questi. L'export, di cui parlavamo prima, segna un numero importante, 22 miliardi annui, stiamo parlando di cifre all'anno, e abbiamo dei più molto importanti nel settore dei gioielli, più 12%, le sedie più 11%, gli accessori, intendiamo accessori legati ai mobili, che fanno più 7%, sono dati dell'ultimo anno. Vai. Nella prossima slide abbiamo analizzato quali sono i mercati preferiti insomma dagli imprenditori italiani per il loro export: Francia 14%, Stati Uniti 9,6%, Svizzera 9,3%. Mi piacciono quelle altre tre palle, esatto, sotto, che vogliono dire qualcosa di importante. Il vai più Roberta. Di questo ultimo anno, la Cina. No, più... tornate indietro, ragazzi. Sì, Roberta sta parlando della Cina, della Turchia, sì. Eccoli là, la Cina di Hong Kong, bravi ragazzi. Fa segnare più 36%. Quei dati vi devono far riflettere dalla regia, non correre così con le tabelle, vai. Turchia più 16,4% e Hong Kong più 16,3% in un solo anno. Anche l'ultima qui, tabella. L'ultima slide, Milano si pone sulla classifica delle province al primo posto per quanto riguarda in particolare l'illuminazione e il light design, Monza nella classifica della appunto produzione e realizzazione di mobili e complementi al secondo posto, quindi abbiamo comunque dei numeri molto importanti a livello nazionale, ma a livello lombardo soprattutto. Per la serie complimenti e complimenti, te ne faccio uno, sei bravissima, però adesso abbiamo la pubblicità, a tra poco.
Allora Roberta, perché ho messo alla consigliera dei 5 Stelle Monica Forte quel bel foulard? Forse perché volevi sapere qualcosa di Comacrea? Te lo racconto. No, perché l'hai portato da donna, che cavolo me ne facevo, tu ne hai 200.000. Ah, mi è andata bene. Sì, tu ne hai 200.000. È vero, e li realizzano, li disegnano. Quello che lì volevo arrivare. Grazie a degli artigiani particolarmente creativi che vengono tutti richiamati da questa fiera che si svolge due volte all'anno a Como, si chiama Como Crea. Anche questa è fatta a Como Crea. No, solo il foulard che è esclusivo. E il disegno viene realizzato appunto o a mano o seta, attraverso stampaggio, vedo. Sì, come peraltro appunto il foulard che abbiamo regalato. L'hai presa a Como, ma non a Como Crea. Vero. Okay. E è una fiera internazionale, accorrono buyer ma anche compratori, sì, compratori veramente da tutto il mondo, abbiamo incontrato americani, inglesi, addirittura australiani ed è una fiera molto interessante. E lì sì che potevi divertirti a parlare in inglese con tutti. Vero, altro che... Come fai, con me, no scherzo dai, adesso niente. Gioco con la tua professionalità anche per insomma... darti modo di far conoscere altre tue caratteristiche, tipo la simpatia, la precisione e soprattutto... il lancio dei servizi. Ecco qua. Como Crea. Como Crea, la fiera del disegno tessile italiano, principalmente di Como, diciamo, dove il disegno è nato e continua, diciamo, a vivere. Siamo arrivati alla 60ª edizione, ne facciamo due all'anno, chiaramente per due collezioni, una estate e una inverno. Questa mattina abbiamo aperto con un buon afflusso, quindi siamo abbastanza positivi, nonostante il mercato sia magari in una situazione abbastanza, abbastanza stabile, insomma non in grosso movimento, comunque noi siamo pur sempre positivi. Ci troviamo alla base della Feriera Tessile perché da noi chiaramente parte la creatività del disegno stampato oppure del disegno su jacquard e siamo molto contenti di continuare a organizzare questa fiera perché è l'unica fiera tessile fatta da ecomaschi rimasta a Como, cioè ormai siamo in un mondo, diciamo, in continua evoluzione, in continuo cambiamento, però diciamo Como è sempre stato un polo tessile e noi siamo contenti che riusciamo a tenere almeno questa nostra fiera, seppur piccola, però pur sempre di qualità, sempre qui a Como. Abbiamo anche degli espositori stranieri che vengono dall'Inghilterra e dalla Francia per loro è importante venire a questa fiera perché possono visitare in due giornate i clienti di Como perché il converter tessile comasco rimane in ogni caso un cliente molto appetibile anche per gli studi stranieri e non solo per noi. Diciamo che ci specializziamo ancora qui molto sul disegno fatto a mano che è un po' ritornato dopo che per qualche anno c'è stato l'avvento del disegno su computer e questo, diciamo, ci rende molto orgogliosi di continuare la tradizione che è nata a Como e che noi puntiamo a far continuare. Allora Roberta, che mi vuoi mostrare adesso un altro servizio? Sì, dedicato agli espositori, per farteli conoscere più da vicino, gli espositori di Como Crea, che cos'è questo mondo del disegno su stoffa. Non facevano niente da uomo? Facevano anche da uomo. E mi hai portato un foulard che ho riciclato, certo, con la consigliera dei 5 Stelle. Va bene, va bene. Comunque, no, per dire che la seta è un prodotto trasversale, va bene per tutti. Vero. Vediamo. Siamo una G Disegni, un nuovissimo studio di disegno tessile qua a Cernobbio. Ho aperto un anno e mezzo fa circa e il nostro obiettivo, il mio obiettivo è con i miei quattro designer interni e con il supporto di alcuni amici, professionisti e colleghi è quello di portare probabilmente qualcosa di nuovo e sicuramente più fresco e non così convenzionale sul mercato
dell'abbigliamento comasco e internazionale. Come tipo di prodotto noi disegniamo il 90% a mano, sia su tessuto che su carta, poi digitalizzando e rendendo stampabile. L'aspetto affascinante del riuscire a impostare e mettere in piedi uno studio a 27 anni l'anno scorso è stato un mix di coraggio e serenità e positività verso il mondo contemporaneo, perché non è stato difficile dal punto di vista di investimenti, perché basta avere una buona idea, una buona organizzazione e non c'è bisogno dei risparmi di una vita per avviare una nuova attività imprenditoriale. Salve a tutti, sono Silvia di Superstudio. Il nostro studio si occupa dal 2000 di produzione di disegni dipinti a mano, esclusivamente dipinti a mano con tecniche diverse, e cerchiamo di non seguire le tendenze fino a un certo punto, più che altro facciamo quello che ci piace e che pensiamo che possa piacere anche ai nostri clienti. Abbiamo uno stile un po' particolare e tutti i nostri disegni sono appunto esclusivamente fatti a mano, che è la cosa che li rende particolari. Veniamo a Como Crea perché comunque è un bacino di vendita interessante, soprattutto in questo periodo dopo l'altra fiera, e c'è la possibilità di incontrare tutti i clienti sia della zona che anche europei, e che vengono a farsi un giro dopo le sfilate per vedere le nuove collezioni. È sicuramente l'inizio della nuova collezione, perciò vedere quello che i disegnatori stanno proponendo, in questo caso nel mondo del disegno per l'inverno, è un inizio di collezione. Perché venire? Perché è un appuntamento importante che ormai c'è da talmente tanto tempo. Roberta, torniamo per un attimo alla tua passione, quindi la formula, è. Prego. Sì, perché mentre a Como si svolgeva il Como Crea, a è un Roma... complesso quello di non voler coprire i capelli. No, no, guarda, copro anche gli occhi se vuoi. Guarda. No, no, tienilo. Perché su. Mentre a Como si svolgeva il Como Crea, a Roma si svolgeva invece la formula E, vero Cortesi? Sì, è stato un bel evento, è un evento che soprattutto ha dimostrato a tanta gente che magari non lo sapeva, non lo immaginava ancora, quanto l'elettrico e le nuove forme di mobilità siano una realtà, qualcosa che esiste già e magari non è ancora matura ai massimi livelli, però è un'opzione attuale, un'opzione su quale come paese siamo un pochino indietro, e l'ha fatto con un bello spettacolo. Ecco, spieghiamo anche il discorso, mentre Roberta ha pippato a me il cappello, non so neanche se si mette giusto così, ma sto bene però. È bellissimo, sì. Io i colori non mi prendo troppo sul serio, a differenza tua, ecco, però potresti mettermelo un po' più dritto. No, era così, era più fashion a proposito di moda, guardati. Va bene, perfetto. Dai. Diceva, scusi? No, dicevo, oltre al fenomeno sportivo c'è stato anche un importante impatto a livello di dimostrazione tecnologica. Ecco, queste vetture dimostrano tanta affidabilità, hanno portato uno spettacolo nel centro cittadino, uno spettacolo sostenibile, quindi visibile, un progresso visibile dalle persone, e con tutta una serie di eventi correlati che hanno messo in mostra la mobilità sostenibile come dicevo, un'opzione che non è più qualcosa lanciata in avanti, futuristica, futuribile, come magari tanti pensavano, tanti che non la conoscevano pensavano, ma come un'opzione attuale che c'è adesso e che può esserci utile nel brevissimo periodo. Abbiamo ascoltato prima Filippi dire che la Formula E è un futuro, non il futuro possibile. Cosa ne pensa? Il futuro della velocità? E in generale è lo stesso discorso della mobilità. Non sappiamo ancora quale sarà il futuro, non sappiamo neanche se ci sarà un futuro solo, quale forma di carburante, quale forma di propulsione si utilizzerà, se ne utilizzeranno diverse, e anche per il motore è lo stesso. C'è la Formula E che ha fatto vedere questa tipologia di tecnologia. Poi ovviamente non è che smettiamo tutti di seguire la Formula 1 perché non è più di moda. Certo. Roberta, mi metti sempre in imbarazzo perché hai portato due cose, il foulard che ho dato alla consigliera dei 5 Stelle, il cappellino che era nuovo,
che metto a Monti della Lega. No, ma no, è bello perché poi diranno, t'ho visto in televisione, cosa ho detto di interessante? Avevo un cappellino, ecco, è così il pubblico. No, dicevi Monti sulla Formula E. Ma io sono nato a Pane Autosprint, visto che c'è qui, sono cresciuto a Pane Autosprint, visto che c'è qui un giornalista, questa storica testata. Ascoltando le sue parole pensavo, chissà se ci fosse Marinetti, cosa penserebbe della Formula E. No, col manifesto del futurismo che è stato dettato, non so se tutti lo sanno, proprio a seguito di un incidente che Marinetti ebbe con una vettura, una delle prime vetture. E una delle emozioni che l'ha segnato è sicuramente la musica, perché io non voglio nemmeno chiamarlo rumore, ma la musica che emette un motore, soprattutto quando è portato in gara. Allora, se io penso al 12 cilindri Ferrari che arrivava a 18.000-19.000 giri al minuto, che urlava sulla pista di Monza, la pista più veloce al mondo tra l'altro, poi ho visto a Roma e c'erano delle cose che sguaivano le gomme. Bello, cioè dal punto di vista tecnologico per le imprese, molto bello, direi bellissimo. Sono d'accordo sul fatto che la ricerca sta investendo molto, e questo è importantissimo, soprattutto per le nostre imprese e anche le imprese artigiane, che si ricordava sono addirittura precursori rispetto a questo mondo che è molto nuovo. Anche lì non c'è più il meccanico capace di montare un motore. Certo. Vuol dire che lì montano i pezzi oggi, ma lo fanno già anche con motori termici. Sì, c'è anche una situazione molto delicata, perché quando c'è una grande ricerca in un settore, chiaramente chi fa questa ricerca vuole proteggere i propri investimenti, proteggere i propri segreti, non vuole che sulle vetture ci mettano le mani tutti. E quindi c'è anche questa necessità, questa nuova esigenza che si è creata. Però la domanda è, c'era l'emozione? Cioè io quando vado a Monza e sento il motore termico che romba, mi entra dentro lo stomaco, mi fa venire la pelle d'oca, sento sorpasso, lì c'era l'emozione. Io, onestamente, forse sono uno dei pochi che non ha l'angoscia di non sentire più il rumore, però io quando vedo, la vedo più come la sfida umana. È nato che non c'era umana. Già più il rumore, giovane. Io quando vedo le nuove generazioni. Io vedo la sfida tra i piloti e lì ci sono i piloti che danno il 100%, fanno a sportellate, fanno ruotate. Perché che non si dica che, guardi, la mia palla antistress la do a lei del PD, e se no non avevo, ecco, ne ha bisogno, ci giochi che non c'avevo più niente. No, fate vedere che gliel'ho data. Io, a me non è rimasto niente di questa puntata. No, mi rimane qualcosa di importante invece, le offerte di lavoro. Sì. Diamole, andate su questo sito internet, ne troverete molte. Il sito internet adesso ve lo dice lei perché è in inglese. Allora, www.job-talent.it. È in inglese con i trattini e .it. Esatto. E anche questa settimana ci sono nuove proposte di lavoro. Ve ne leggo quattro. Allora, un operaio, montatore di stand e vetrine, viene richiesto urgentemente da un'azienda di Usmate Velate, quindi dov'è Usmate Velate, Roberta? È sempre in Brianza, vi potete candidare direttamente dal sito. È necessaria una buona opportunità per i giovani che cercano profili di 20-25 anni ed è necessaria una conoscenza base della lingua inglese. L'azienda propone un contratto a tempo determinato. Poi un operaio addetto alla cucitura, un sarto, una buona posizione richiesta a Lissone, si propone un inquadramento anche part-time. Vai. Un magazziniere. No, perché io dico vai, perché ce ne sono un sacco di offerte, ragazzi. Siete voi che non vi alzate dalla sedia o dal divano, visto che questa ripulitura del linguaggio è dura, ma non vi alzate per cercare lavoro, ce n'è un sacco, vai. Magazziniere mulettista, cercano a Barzago in provincia di Lecco, è richiesto il patentino ovviamente per la conduzione di carrelli elevatori e un apprendista idraulico, anzi due, anche senza esperienza da formare a Mantova. Oh, abbiamo fatto la Lombardia. Vero. Tra poco faremo l'Italia, ma l'Italia è fatta anche di tante attività di compro-oro. Allora c'è una domanda... Sì. Per l'avvocato, vediamola in grafica. Sì, è un telespettatore, svolge attività di oreficeria e gioielleria in provincia di Milano. Sono molto preoccupato della presenza via Job Talent, tabella, avvocato risponde, mail, grazie regia. Sono molto preoccupato dalla presenza di attività di compro-oro moltiplicatisi negli ultimi anni. Vorrei sapere se sono in regola con tutti gli adempimenti di legge, tema di prima, e quali sono i controlli messi certo, in atto dalle autorità. Certo, perché uno dice, mi nascono come funghi intorno a tutte queste attività,
io che sono qui da una vita, che devo fare? Avvocato. Sì. Dunque, diciamo subito che queste attività sono nate, si sono moltiplicate negli ultimi anni proprio grazie alla crisi economica. Certo. È stato un po' il contraltare rispetto, vi ricordate un po' le agenzie immobiliari che negli anni 2000, negli anni 90 nascevano come i funghi, poi sono lentamente diminuite. Al contrario, compro oro grazie alla crisi, mentre viene meno l'edilizia, quindi crisi dell'edilizia, aumenta la crisi economica delle famiglie, nascono queste attività di compro oro. Allora, il legislatore nazionale è intervenuto proprio nel 2017 con una legge chiara, importante, che ha disciplinato la materia, ha imposto una serie di requisiti a queste attività di compro oro che determinano il fatto che queste attività siano oggi controllate, abbiano un albo specifico presso l'organismo dei mediatori finanziari e creditizi, abbiano la necessità di ottenere una licenza di pubblica sicurezza, articolo 127 del TULPS, cioè il testo di leggi di pubblica sicurezza, rilasciata dalla questura, e abbiano una serie di obblighi contrattuali con il cliente rispetto alla privacy, rispetto ai dati sensibili, rispetto alle comunicazioni di tutte le operazioni che vengono effettuate. Quindi se la volessimo far breve, visto che c'è Roberta che mi fa dei per gestati. Farla breve, anche lì mi riallaccio a quello che abbiamo detto prima. La legge c'è, è importante, manca un piccolissimo tassello, come un sempre. Decreto attuativo del Ministero e quindi torniamo al discorso del Governo, perché questo decreto attuativo del Ministero che istituisce da là a questo albo importante completa l'attuazione della legge, per cui aspettiamo questo, per cui poi la legge è corretta ed è molto aspetta, importante. Aspetta e spera, intanto le tasse le continuiamo a pagare. E Roberta, cosa mi volevi dire a proposito di tasse? Esatto, a proposito di questo, che è opportuno iniziare a prendere gli appuntamenti presso i CAF per i famosi modelli 730. Ahia, vero. Ma in tutti gli sportelli Confartigianato i CAF si stanno preparando proprio per poter dare questo servizio nel quindi modo migliore possibile mostri? Agli artigiani. Ti mostro quindi che cosa fa Confartigianato per gli artigiani e le imprese in generale. E poi ci rivediamo dopo questa pausa. Il CAF Confartigianato offre da anni un servizio efficiente e competente. È una rete articolata su tutto il territorio nazionale e quindi offriamo la garanzia a chi si serve dei nostri uffici di avere una rete estesa, una capacità di approfondire ogni problema specifico e di fornire a chi si rivolge a noi la soluzione più conveniente e migliore. CAF Confartigianato, costruiamo insieme la tua dichiarazione 730. Roberta, è il momento di chiudere anche perché so che farai la notte al fuori salone, sono mille eventi e tu da mondana che sei andrai di qua e di là e prossima settimana ti racconterò tutto e mi porterai dei servizi, vero? Va bene. Va bene, salutiamo i nostri ospiti, prego Roberta. Sì. Pasquale De Pasquale, grazie architetto, grazie mille. Ridatemi la sua sedia che si chiama sempre... Ellie. Ellie, che dobbiamo portare fortuna a Ellie, fatemi rivedere Ellie dalla regia. Pasquale De Pasquale, esatto. Eccola Ellie, nella versione bianco, anzi un po' panna. È legno, quello là è legno vivo. Ah, nella versione legno vivo e nella versione gialla. Gialla. Giallo canarino. Giallo girasole l'abbiamo chiamato. Giallo girasole, ne non becco una ne ha. No, vabbè. Ecco, andiamo avanti. Poi salutiamo e ringraziamo anche Marco Cortesi, giornalista sportivo e firma della Gazzetta. Grazie Marco, perché noi riparleremo con Marco ed altri della Formula E perché è importante. E il secondo Marco, Marco Dazzo di Best Location. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie Marco. Poi l'avvocato Venghi dallo studiolo. Grazie avvocato, arrivederci. Ciao, grazie, buonasera a tutti. E non ci saluta così. Sintetico. Non ha niente l'avvocato. Da aggiungere. Avvocato. Ci vediamo la prossima volta. Eccolo lì, va bene. No, sentivo un po' rapido. No, tutto bene, le piace questa esperienza? Tutto ok, sì sì, abbiamo altre mail che poi analizzeremo mi torna e risponderemo anche. Mi torna la prossima volta. Va bene, d'accordo. Grazie avvocato. Grazie, grazie. Ormai stiamo diventando amici, ci scherzo anche. Daniel Pudvinski, grazie mille per essere tornato con noi del Partito Democratico. Per il Movimento 5 Stelle Monica Forte, grazie mille. Grazie Monica Forte, grazie. Buon lavoro in Consiglio regionale. Grazie mille, grazie per il foulard. Prego. E grazie anche ad Andrea Monti della Lega.
Grazie ancora. Grazie a voi sempre, tutti gli artigiani, e buonasera agli ascoltatori. Bene, Roberta, ti lascio far notte al fuorisalone. Grazie. Io invece, come tutti i vecchietti, me ne vado a dormire. Grazie. E ti aspetto venerdì prossimo.